Sabato 27 novembre, presso la centrale ETS Ecotermica Servizi S.p.A. di Banchette, si è tenuta l'inaugurazione dell'intervento realizzato in occasione della prima edizione del progetto Head for Art dal duo di artisti torinesi Botto e Bruno, sulle superfici esterne della nuova centrale di cogenerazione dell'impianto ecotermica a servizio del teleriscaldamento cittadino. Head for Art è un progetto di ETS, un gruppo industriale che progetta, realizza e gestisce impianti e reti di teleriscaldamento urbano. Il progetto Head for Art è realizzato da ETS in collaborazione con il Comune di Banchette e si avvale della partnership con Arte Giovane, associazione impegnata nella promozione dei giovani artisti italiani, e del patrocinio della Fondazione Adriano Olivetti di Roma. Per l'ideazione e la cura del progetto, ETS si avvale dell'esperienza del gruppo di curatrici a titolo, che da anni sviluppa progetti di arte nello spazio pubblico, con il coinvolgimento di amministrazioni locali e gruppi di cittadini. L'idea è relazionarsi anche in modo diverso col territorio, sicuramente relazionarsi, questo insomma, è qualcosa che noi già facciamo in quanto forniamo l'energia termica a questo territorio. L'idea era di fornire qualcos'altro, di far sì che veramente si riuscisse a far convivere l'impresa con l'arte e quindi unire un luogo del fare anche a un luogo del comunicare, a un luogo in cui si può fare cultura, a un luogo in cui non si produce solo più qualcosa da vendere, ma si produce anche un qualcosa di intangibile da proporre al territorio. Qualcosa di intangibile è la cultura, è l'emozione, la conoscenza, l'arte che interpreta tutto questo, al di là del fatto che come sempre gli interventi poi possono piacere o non piacere da un punto di vista del gusto personale, ma sicuramente gli interventi di questo tipo fanno sì che le persone si fermino, riflettano, si confrontino, sviluppino una dialettica tra loro e quindi in qualche modo insomma, si riesca a comunicare qualcosa di diverso. Questo deve creare legame col territorio, questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di Ecotermica è chiaramente quello di stringere sempre più i rapporti col territorio che serve da un punto di vista di fornitura di energia. Siamo partiti come alcuni altri comuni nel prendere la decisione di realizzare il teleriscaldamento perché c'erano le premesse dal punto di vista economico, una scelta quindi fatta nel senso dell'ambiente. Realizzare il teleriscaldamento vuol dire spegnere un numero enorme di caldaiette nei vari palazzi del comune, quindi abbattere le emissioni di anidride carbonica e negli obiettivi, nei dati che abbiamo messo a piano e di portarli come deve essere obiettivo di tutti, portarli per quanto riguarda il nostro comune al di sotto dei livelli previsti dal protocollo di Kyoto. Quindi questa è la prima scelta assolutamente importante. È evidente che è una scelta che come tutte le scelte ha qualche controindicazione, qualche disguido, bisogna realizzare le tubazioni, quindi il traffico eccetera e quindi realizzare anche una centrale che ha dell'impatto ambientale. Ma sicuramente è un'iniziativa abbastanza anomala per quanto riguarda l'Italia, come dicevi prima. All'estero sono realtà abbastanza normali queste. Quello che noi amiamo molto è fare comunque sempre un lavoro per la città, cioè per il pubblico che magari non è addetto ai lavori, per cui non entra in un museo, non entra in una galleria privata, ma un'operazione di questo tipo fa sì che un lavoro possa essere in qualche modo fruito da più persone, no? Anche nella quotidianità, in questo caso anche solo guidando si può percepire e vedere questo lavoro. Io penso che il rapporto che abbiamo tutti noi con gli spazi urbani e con la città ultimamente stia diventando sempre più superficiale, no? Stiamo perdendo un po' il rapporto proprio con lo spazio urbano che è sempre stato importante nel passato. Mettendo insieme luoghi anche diversi tra di loro, architetture diverse tra di loro, cerchiamo di ridare vita a questi luoghi che ce l'hanno questa vita, però in realtà nella frenesia diciamo, del nostro vivere contemporaneo abbiamo un po' perso di vista.